Mamma, sì, sono arrivata sana e salva, puoi smetterla di preoccuparti. Ma no, la nave non è affondata neanche questa volta. O pensi di parlare col mio fantasma? No, non torno a casa, ma lo sai. Sì, anch'io mi chiedo come farò a sopravvivere con quelle due svampite, a farmi da coinquiline, però ti devi rassegnare. Sì, deve venire Debora. A proposito, sì, parli del diavolo. No, guarda, Gaia al massimo sarebbe potuta venire in bicicletta, lo sai. Dai, però adesso devo chiudere. Prometto che ti chiamo appena arrivo all'appartamento, va bene? Ok? Dai, sì, dopo mi parli anche di zia, va bene? Dai, ok, devo chiudere. Dai, ciao, vai, ciao, chiudo, ciao. Amica! Aspetta. Ok. Tesoro, quanto mi sei mancata? Anche tu. Ma cosa ci stai a fare là fuori? Dai, entra dentro. No, veramente dovrei mettere la valigia nel bagagliaio prima. Non credo ci siano tutte. Facciamo una cosa, quella per le scarpe la tieni in braccio. No, non mi sono spiegata. Valigia, sostantivo femminile singolare. Sì, solo una, è la solita avventuriera, allora sicuramente ci starà. Com'è andato il viaggio, Betty? Guarda, il solito. Hai delle occhiaie. Un'ora di ritardo. L'aria condizionata della cabina che non funzionava e l'immancabile nausea durante tutto il viaggio. Ma è possibile che tu non abbia ancora visto il mio tutorial sul make-up per correggere le occhiaie? Beh sì, mi offende, è uno dei primi che ho fatto. Guarda, te lo spiego a voce ma solo perché sei tu. Prima di tutto ti servirà un primer per aumentare l'effetto del correttore. Bessie, quest'ultimo deve essere categoricamente color pesca, perché tesoro, è la tua carnagione a chiederlo. Se non usassi un tono aranciato per i blu delle occhiaie, ovviamente cosa accadrebbe? Sembreresti Gollum, men che non si dica. Questa ovviamente è solo la prima parte. Poi dopo ti servirà un fondotinta del colore della tua pelle. Mi raccomando, Bessie, sta attenta, sappiamo entrambe che sbagli. Cosa succede poi? Ne prendi uno chiaro, le metti ancora più in evidenza ed è la fine. Se poi non dovessi servire neanche il fondotinta del colore della tua pelle, ne compri uno correttivo, ma usane poco. Poi fissi tutto con la cipria, ma Bestie leggerissima. Questo ovviamente è solo la prima parte, dopo penserai a tutto il resto. Puoi prendere spunto dai miei tutorial. Ieri ho girato il mio 638esimo. Non è che l'imbarazzo della scelta. Bestie, mi stai ascoltando? Ehi, ma con chi stai messaggiando? Con Marco! Ma Marco chi? Marco, il mio migliore amico, Debora! L'avrei visto, vediamo, 1 miliardo di volte? Possiamo partire adesso? Sì, mettiti la cintura. Marco, io comunque non me lo ricordo. Strano. Ma ti rendi conto? Cosa? Hai presente quell'attivista giovane? Quello che li sta sbugiardando tutti? Ah, quello dei chip sotto la pelle? Sottocutanei, amore, si dice sottocutanei. Vabbè. Comunque sì, lui. Cosa ha detto questa volta? Niente che non sapessimo già. Lo so io, lo sai tu e lo sa la gente che si informa che cosa fanno davvero i vaccini. Mio cugino è autistico mica per niente. Sono le risposte. Sentissi cosa gli hanno risposto. Questa è la volta buona che mi incazzo. Calmati, amore, dai. No che non mi calmo. Ma sono cose che non si possono sentire, guarda, te le risparmio. E poi le pago io le tasse di certa gente. Vuoi dire che paghi i loro stipendi con le tue tasse? No, Gaia, questo da te non me lo aspetto proprio, eh. È proprio perché pago i loro stipendi che pago anche le loro tasse. Ma le pagassero le tasse questi ladri, sempre a prendersi con la gente onesta. Ci vogliono ignoranti come capre. Senza offesa, amore. No, vabbè, andiamo avanti, eh? Che cosa gli hanno risposto? Dai, tanto si capisce che lo vuoi dire. Gli hanno detto che è un ignorante, un complottista senza cervello. Ma con quale coraggio certa gente si guarda allo specchio alla mattina? Branco di lobbisti, massoni bastardi! Se solo la gente si informasse un po' di più. E invece no, cosa fanno? Li votano, convinti di fare i propri interessi. E poi invece mettono della merda alla società, la nazione, il mondo intero. Pecore! Alessio? Cioè, la pianti di mettere in mezzo animali innocenti? Amore, però mi fanno imbufalire. Sono tutti stereotipi! Cioè? I bufali sono animali mansueti. Cioè, è l'uomo che ha sporcato la sua lingua con parole offensive e senza senso. Amore, lo sai che non era la mia intenzione, dai. E beh, intanto l'hai detto. Cioè, guarda. Guarda amore, guarda di cosa è capace l'uomo. Cioè, sai quante cocciniglie ci vogliono per fare 1 chilogrammo di colorante rosso? È l'inizio di una barzelletta. 100.000 insetti morti, Alessio! Ti sembra una barzelletta? Ti fa molto ridere, eh? Ora che sai cosa ingurgiti col tuo yogurt alla fragola? Ancora con la storia dello yogurt? Non ho mica costretto io la vacca a darmi il suo latte. Cioè, era uno yogurt, cosa credevi? Sì, vabbè, lasciamo perdere, vai. E l'aria è arrivata. Oh. Se quella cretina di Debora non si schianta, saranno qui a breve. Cioè, gli avevo detto che sarei andata a prenderla io in bicicletta. Comunque viene anche Rocco, eh? Spero che non sia un problema. No, quel porco del tuo coinquilino, ma perché dovrebbe? Adesso non mettere in mezzo maiali con stereotipi umani. Ah, comunque viene anche Marco, così compensa. Marco? Il signor Scopa in culo ci degna della sua presenza. Sei uno stronzo! Bei sandali! Le teste? Franciscane? Sfera di cristallo, dimmi il futuro! Oh, scusa, ma lo sai che sembri Jessica Rabbit? Tratto su, eh? Fall over to the left and to the right. I never could hold on. No matter how hard I try. Stumble. Maybe next week, maybe next month. Sì. Ale, apri, sono io. Che piano? Tu? Settimo. Ah, anch'io. Coincidenza. Lento, eh? È uscito il sole, finalmente. Non se ne poteva più del maltempo. Ma tu? Sì. Che squadra tifi? Non sono un gran tifoso, arrivederci. Ma dai, non ci credo che non tifi nessuna squadra. È stato un piacere, io sono arrivato. Anch'io, hai visto che coincidenza? Marco! Rocco? Vi siete già presentati? Piacere, sono Rocco, il coinquilino di Alessio. Marco. È il miglior amico di Ilaria, la ragazza che torna stasera. Prego, accomodatevi. Beh, con in aria scopro amici. Frenzone. Frenzone. Debora, hai parcheggiato sulle strisce. Non ho mica tempo da perdere, tesoro, dai, Anna. Guarda che ti graffiano pure questa. Quei vandali. Debora, la valigia. Debora, devo prendere la valigia. Ma è lui quello con la scopa in culo. Dai. Vabbè, però mi è sembrato uno tranquillo, no? Ma, oh, si sa che squadra tifa? No, è uno di quelli che non seguono il calcio. Non dire cazzate. Ma è gay? No, è il cagnolino di Ilaria, ma lei... ma ascolta, ma ti sa chi è quella bellina, Ilaria o Debora? Ma tutte e due, ti ho chiamato per questo, secondo te? Ma dai... Fratello, al cuore non si comanda. E neanche al fringuello. Prendano in considerazione, Debora. Dopotutto ottenere il master è stato dispendioso e faticosissimo. E poi, dopo un percorso di studi così intenso. Però, aggiornare il curriculum al giorno d'oggi è fondamentale, sai? Specialmente per una come me che non ha particolari conoscenze nel suo campo e quindi è costretta ad accettare qualsiasi incarico. Troppo carina! Ah, voi maschietti state socializzando? Certo, amore. Allora, Marco, come va il lavoro? Quanti poveri cristi avete vampirizzato oggi voi dalla Goldman Sachs? Oggi sono in ferie, quindi nessuno. Oh, l'avete visto il derby? Mi ricordi quant'è che guadagni? Non te l'ho mai detto. Hai qualcosa da nascondere? Fammi indovinare. Hai avuto il lavoro grazie a tuo padre, banchiere come te. No. Temo sia più colpa della mia laurea magistrale in economia e finanza. Oh, vola pisciare. La tua famiglia deve essere molto ricca. Sì. Mio padre fa il muratore. Lo sapevo. Un massone. Amica! Ciao, amica! Sono arrivati tutti. Poi ti toccava incontrarlo. Dopo tutte le cose terribili che mi ha raccontato non vedo l'ora. Pollo! Pollastro mio. Ciao, futura serva della casta. Ciao anche a te, scemo. Pronto di più alla prestezza. Ciao, sono Rocco, baby. Ilaria, ho sentito molto parlare di te. E ti hanno detto perché mia mamma mi ha chiamato così. E immagino che le piacesse il nome. Andiamo. Ciao, sono Rocco, baby. Vuoi sapere perché mia mamma mi ha chiamato così? Ti ho già detto quanto siete stati carini tu e mio padre a farmi trovare qui la mia roba. Ero pronta a dormire sul divano, sai? 20 volte solamente 8. Esagerato! Ma questo non ripagherà le mie fatiche. Sei veramente un pollo, sai? Hai pure fatto finta di non ricordare l'indirizzo. Io? Sì. Ma sai che... credo che non mi fiderò mai più di quello che mi dici. Ah, sì? Sì. Ed ecco a voi l'ineguagliabile Pingu, l'unica capace di trasformare un gesto di puro altruismo in una colpa. Ti prendo in giro, pollasso, dai. Mi prendo in giro te. Ok, adesso però raccogli il cuscino, su. No! Oh, grande, grande però. Forza Inter. No, 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 ma quello è fallo, dai! Passagliela, dai la palla a lui avanti. E da solo, no, presa. No, guarda, no, no, non le posso vedere come fanno così. Ma tu lo sai quanti soldi girano nel calcio? Oh Ale, non sfrangiarmeli su questa roba, lo sai. Ma io dico che queste si vendono le partite. Ma guarda l'orologio dell'arbitro. Ma un po' di ritegno, dai. È vero. Oh, parole sante, fratello. Manco Gesù Cristo l'avrebbe detto meglio rispetto. No, no, ancora. No, no, guarda, guarda, se sbagli questo, se sbagli questo. Tira, tira, tira! No! Ti dispiace? Cosa? Devo mandare un messaggio vocale ai miei sisters e tu batti sui tasti come... non sai come. Amore della mia vita, ciao! Filate subito a vedere la foto dove vi ho tagato e vi farà sentire bene con voi stesse. No, ma dico, le sopracciglia se le rifate da sola oppure assunto una scimmia che se ne occupasse al posto suo? Andate anche a vedere quella che sto per postare, ok? Ci aggiorniamo, sisters, bacio! Lo sai che seguo il tuo profilo, vero? Fate sega. Non lo so Marco, io sinceramente spero che mi facciano sapere presto. Non voglio starmene con le mani in mano. È vero, sono molto stanca, però sono anche eccitata. Ora posso mettermi finalmente in gioco, fare la differenza. Ma capisci quello che voglio dire, no? Sì, sì. E magari, lo dico, magari vorresti anche lo stipendio. Ha parlato il solito materialista. Questo è un discorso sulla passione. Ma con la passione non ci paghi l'affitto. O vuoi lasciar fare alla fashion blogger? O alla dog sitter? Guarda che Gaia non si occupa solo di cani, eh? Ah beh, allora la pet sitter. Ma ti rendi conto che qui sei l'unica con la testa sulle spalle? Ah. Beh, più o meno. Hai deciso proprio di rovinarmi la festa, eh? No, no, non volevo, lo sai. Lo so, Apollo, lo so. Non progetto di diventare ricca con una web serie. Voglio solo fare la giornalista, quello perché ho studiato, ok? E so che dovrò fare tanta gavetta, ma non voglio costringermi da sola in una gabbia per cinici, no? Ma tu trovi così assurdo che io voglio nutrire la speranza di arrivare a contare qualcosa, eh? No. Perché sei la solita rivista. Ha parlato il banchiere e figlio di muratore. Oddio, sono loro. Per il lavoro? Sì, non pensavo che chiamassero oggi. Che aspetti, rispondi. Ti spiace? Grazie, sì. Vai. Pronto? Sì, sono io. Ilaria Visconti. Tutto a posto? Cioè, l'aria sta bene? Sì, sì, tutto a posto. Ma ti ha parlato di quel colloquio di lavoro che ha fatto per quel giornale la settimana scorsa? Appena chiamata. Lavoro? Giornale? Qualcuno ha detto festa? Conga! Conga c'è che balli, c'è che tutto è conga, conga c'è che balli, e gli longa, longa. Oh, Ah, capisco, sì. L'hanno chiamata così presto? La nostra cara Ilaria conosce qualcuno del gruppo Bilderberg? Piantala! Piantala tu, amore, così magari te la mangi. L'hai capita? Ha detto piantala perché è vegana. Sei uno stronzo! È il concime, amore, lo faccio per te. Gaia, tutto bene? Sì. Marco mi ha detto che ti hanno chiamato per quel lavoro. Com'è andata? Mi hanno preso. Dai, festeggiamo subito! No, 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 ragazzi, no, no, no. Mi hanno chiesto di scrivere subito un pezzo e poi sono anche molto stanca. Non posso. Vi prometto che lo faccio facciamo un altro giorno, ok? Festeggiamo a dovere. Tu però se ti puoi trattenere non ci sono problemi. Certo, ma che... No, no. Domani lavoro, è meglio che vada. Si succhia il sangue in arretrato, eh? Ciao ragazzi. Ciao. 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 Beh, io mi sa che mi te la tengo un altro pochino. Come? Cosa giochi? Angry Birds. Comincia quando nasci, continua mentre cresci, finisce all'improvviso quando poi di scena esci. Comincia in una chiesa, scodella l'acqua in testa, nessuno che ti spieghi poi di te che cosa resta. Ma in fila, prosegue con te bimbo, educato e buoni modi, i grandi che già fanno tutto quello che tu odi. In piedi e posseduto tra maestri e professori, le feste comandate, i regali comandati. Vorrei sapere se